Nell'anticipo della 17esima giornata, il Branca ospita in casa il Castel del Piano, padroni di casa in maglia bianca, il Castel del Piano nella classica tenuta rosso-blu. E in effetti in questa gara diretta dal signor Anelli Viterni sembra partire meglio il Castel del Piano, almeno sul piano delle occasioni. La prima con questo tiro cross da parte di Mancinelli, schiaffeggiato sul fondo dal portiere, poi con questa iniziativa di Corboli, ma il suo destro che termina a lato della porta difesa dalla Pazio. Si fa vedere il Branca con un tiro cross da parte di Vispi, il pallone che se ne va sul fondo. Bella l'azione del Castel del Piano in piena aria, Perri tenta il tocco di piatto e di giustezza, ma trova la Pazio. Sull'altro fronte calcio di punizione per fallo su Bellucci, l'arbitro ammonisce l'autore del fallo, il numero 5, Talarico, va alla conclusione, Gaggiotti, il tiro del capitano a giro, colpisce la traversa. È tutto qui per quanto riguarda il primo tempo, decisamente più interessante la ripresa, che si apre subito con un giallo, ovvero la caduta abbastanza plastica del direttore di gara Anelli, che poi si rialza. È il Branca a accorciare i tempi della propria azione, qui il cross ottimo, l'anticipo in calcio d'angolo della difesa del Castel del Piano, poi invece è Paparelli a ciccare il pallone. Sull'altro fronte il colpo di testa da parte di Sisani che se ne va sul fondo, il preludio al gol è questo sinistraccio di Bellucci sul fondo, ma è proprio lui, Bellucci, che fugge sul filo del fuorigioco in posizione regolare tra le proteste per un precedente fallo da parte dei giocatori del Castel del Piano, che poi continuano, ma al 19esimo Anelli va ad assegnare comunque il gol e quindi il vantaggio del Branca. Branca 1, Castel del Piano 0, poi vedete qualche problema per il giocatore ospite. Calcio di punizione ancora di Gaggiotti, sinistro preciso, la palla in area di rigore e poi esce fuori la conclusione alta della Branca. Il tiro da parte di Mercus con il pallone altissimo, ma al 36esimo arriva il raddoppio, errore in disimpegno del Castel del Piano, Paparelli si trova la palla per il 2-0 e non sbaglia, come invece l'ottima possibilità è per l'altro Gaggiotti, che ne ha addirittura due subentrato nella ripresa, ma le fallisce. Il colpo di testa invece di mezza soma che termina sul fondo. Chiudiamo in pratica con un bel preziosismo in area del Castel del Piano, che si salva all'ultimo istante, dunque il Branca vince 2-0. Ma vittoria meritata per i miei ragazzi, hanno disputato dal primo al 90° minuto una grande partita, interpretata bene, con il giusto piglio, e credo che i tre punti siano meritatissimi. Ci voleva dopo un periodo dove le prestazioni c'erano, ma purtroppo non siamo riusciti mai a portare a casa la piena posta. Andiamo avanti, consapevoli di dover continuare la nostra corsa, e ora testa mercoledì contro l'Olimpia Tirus. Non è semplice, sapevamo che era una partita complicata, ma credo che l'abbiamo approcciata anche abbastanza bene. Purtroppo la partita è stata rotta da un episodio dove ci ha visto un po' impreparati, però poi abbiamo reagito, abbiamo provato a fare, è un momento un po' anche dove si torna contro anche più del normale, però bisogna stare sereni, stare compatti e cercare di ripartire con ancora più determinazione, con più attenzione negli episodi.